Cari amici, cari cristiani, buongiorno a tutti voi. Leggendo il Vangelo di Marco in questi giorni, oggi ancora una volta incontriamo quel dialogo che fotografa la relazione tra Gesù e sua madre Maria. È importante che comprendiamo questa relazione perché guida, illumina anche la relazione che noi dobbiamo avere con colei che per il nostro maestro deve diventare nostra madre. Proviamo ad ascoltare. Lettura del Vangelo secondo Marco. In quel tempo giunsero la madre e i fratelli del Signore Gesù e, stando fuori, mandarono a chiamarlo. Attorno a lui era seduta una folla e gli dissero: «Ecco, tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno fuori e ti cercano». Ma egli rispose loro: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?» Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli, perché chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre». Chi fa la volontà del Padre è familiare, è parente, è consanguigneo del Figlio di Dio. Questo che all'apparenza sembra una presa di distanza nei confronti della propria madre terrena, in realtà un bel complimento a lei, perché nessuno come lei è stata capace di compiere la volontà di Dio. Ma subito la domanda rimbalza su di noi: e noi quali criteri abbiamo nella quotidianità delle nostre scelte? Cerchiamo di compiere la volontà dell'amore, la volontà della bellezza, la volontà di Dio, oppure siamo alla ricerca di nostre soddisfazioni terrene, siamo alla ricerca di sicurezze, di piccole quieti che possano renderci i nostri giorni un poco più lievi? Forse dobbiamo essere ogni giorno provocati, come la Vergine Maria, a interrogarci: che cosa vuole Dio da me? Buona giornata a tutti voi, carissimi.